Sono tante le aggressioni all'interno dei presidi ospedalieri, ma non solo. Oggi una manifestazione per dire no alla violenza. Questa è una manifestazione per far rendere conto alle persone sul lavoro che viene fatto da parte di tutti i sanitari. Ovviamente quando parliamo di sanitari parliamo di medici, di infermieri, di tutti gli operatori che lavorano per la salute dei pazienti. E quindi vorremmo ricordare a tutti che noi non siamo né eroi come siamo stati definiti durante il periodo del Covid, né persone da attaccare quando c'è qualcosa che non va o qualcosa che magari non risponde a quello che noi ci aspettavamo. Vogliamo semplicemente dire a loro che quando indossiamo questo camice, quando lavoriamo negli ospedali, in tutti i nostri ambulatori, noi lo facciamo solo per i pazienti. Dopo l'omicidio del cardiologo, oggi l'ordine dei medici e degli infermieri scende in piazza. Dopo questo fatto grave che è successo a Favara, che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di l'aggressione ai medici e a tutto il personale sanitario è un problema grave e noi siamo qua per dire basta alla violenza sui sanitari, basta alle aggressioni. E diciamo pure quali sono i motivi per cui questi fatti avvengono, sono le continue liste d'attesa, le lunghe liste d'attesa, sia per la visita al pronto soccorso, sia visite specialistiche nei poliambulatori o le guardie mediche, e quindi dobbiamo trovare la soluzione. La soluzione non la dobbiamo trovare noi, la deve trovare il governo, che è l'interlocutore sia nostro che dei pazienti. Noi i pazienti siamo due facce della stessa medaglia, perché noi abbiamo il dovere di curare e loro hanno il diritto di essere curati. E quindi il problema è risolvere la mancanza di medici nei punti chiave delle guardie mediche o del pronto soccorso. È importante quello che oggi noi stiamo facendo, è un segnale fortissimo, no alla violenza, no alla violenza, al camice bianco in generale. Da eroi che eravamo nel periodo di Covid, adesso siamo spesso trattati male, violenza proprio contro noi medici, ultimi episodi lo dimostrano. Penso che questo sia un segnale forte che Agrigento e tutti i suoi medici vuole dare.